Benvenuti amici YouTube, qui Okra1993, il video di oggi sarà un nuovo video a tema Digimon, che è da un po' che non vedevamo, onestamente, e spero di riuscire a fare nuovi contenuti. Ho iniziato a lavorare purtroppo e quindi il tempo a mia disposizione anche per giocare si è un po' ridotto, però cerco di restare un minimo sempre sul pezzo, quindi partiamo subito. Ma prima di partire, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi piace e condividete questo video con i vostri amici che amano Digimon. Allora, quest'oggi sarà un video di unboxing, mi è arrivato questo bel pacchetto dal buon Grid Tamer, Mattia Grid Rossi, seguitelo sui social perché ha anche una pagina Facebook dedicata, vi lascerò il link qui sotto, account anche su Card Trader, stra affidabile. Poi ha anche un gruppo WhatsApp in cui commercia, diciamo, tante cose belle provenienti dal Giappone, quindi non esitate, soprattutto secondo me dopo che vedrete questo unboxing vorrete anche voi questo oggetto qui. Allora, avrete già visto dal titolo di che cosa si tratta, ma magari non sapete esattamente che cos'è, quindi andiamo ad aprirlo insieme e scopriamolo. Allora, armiamoci del nostro amico taglierino, fedelissimo, però è anche pericolosissimo, è sempre paura di spaccare tutto. Come vedete il buon Mattia ci dà sempre questi buoni paninetti da mangiare, Kinder fetta al latte. Ok, fuori uno. Meno male che li protegge bene, ve lo consiglio il buon Grid Tamer, perché mi sono visto questo pacchetto qui nella posta, bello spiaccicato dentro la cassetta postale, quindi la prudenza non è mai troppa, ragazzi, anche voi se spedite cose a persone, mi raccomando, fate attenzione al packaging, perché è molto più importante di quello che voi immaginate, nessuno vuole ricevere il proprio materiale messo male. Allora, come vedete abbiamo due pacchetti che ancora non giro, ma sono scritti in giapponese, e questo qui è probabilmente l'omaggio con cui mi omaggia sempre il buon Mattia. Allora, ecco qua, bella idea questa, ok, questo è proprio ciò di cui vi parlavo prima, vi lascio il codice QR qui a schermo, ammesso che funzioni se lo scansionate, ma presumibilmente sì, con community per scambio vendita di CG Pokémon Temple. Ok, partner Card Trader. Allora, vediamo un po' che cosa ci ha dato, ok, Venusmon, BT10, le avevo detto BT10 ancora non ho sbustato niente, a prezzo tantissimo, veramente tantissimo, ormai conosci i miei gusti, grazie mille. E poi Minervamon, ok, va bene, quindi questa volta waifu, niente carte paciocose, ma va benissimo così, non c'è nessun problema. Ok, ti ringrazio Matti. Ora passiamo al succo vero e proprio, che sono questi pacchetti Digimon Illustration Competition. Hanno indetto in Giappone, ovviamente, perché qui da noi non succedono mai queste cose belle, una sorta di competizione per illustrare alcuni Digimon, e poi i vincitori hanno ottenuto il proprio disegno stampato sulle carte vere e proprie di Digimon. È una cosa veramente fantastica, non so se arriveranno mai da noi questi pack, sono, cioè, difficilmente, conoscendo come funziona un po' la differenza tra TCG o GG anche per altri giochi di carte, quindi questi sono dei pack veramente belli ed esclusivi. Uno lo terrò sigillato, adesso sto cercando di guardare rapidamente qual è quello esteticamente messo meglio da tenere sigillato, forse questo qui è un po' più piegatino, non lo so, non credo che cambi chissà quanto, non so se Mattia ne ha altri in stock, però voi chiedete e tanto tentare non nuoce. Allora io direi di andare ad aprire questo, tanto il contenuto è il medesimo, solo che volevo tenerne uno sigillato. Armiamoci i forbici. Come sapete, per me Digimon è anche e soprattutto, cerchiamo di non tagliare le carte assolutamente, uno sfoggio di estetica, perché veramente queste carte sono veramente molto belle, e in particolare queste qui di questa competizione artistica, come potete immaginare, essendo una competizione artistica, sono ancora più belle. Non le ricordo neanche, perché quando avevo visto, per non farmi troppo spoiler, ci ho dato solo un'occhiatina proprio così alla lontana, in modo tale da non spoilerarmi troppo
le carte stesse, qualcosa ricordo, ma non benissimo, quindi andiamo a scoprirle insieme. Qua abbiamo anche una carta pubblicitaria che ovviamente terrò, ma queste qui non le abbiamo noi. Io non butto via mai niente. Mi pento di non aver raccolto quando ero piccolo le carte suggerimento di Yu-Gi-Oh! Allora, abbiamo un Agumon, guardate, questi sono disegni veramente particolari. Abbiamo anche l'autore, come accade sempre nelle carte di Digimon, in questo caso Gosha. Facciamo anche shout-out agli artisti perché è giusto così ed è una cosa che non spesso avviene, non vengono accreditati mai a sufficienza, secondo me. Quindi questo qui è il nostro Agumon, ci sono anche un paio di ovettini dietro, bellissimi. Poi, mamma mia che bello questo. Mamma mia che bello questo. Ok, fighissimo. Buon Devimon. Vi lascio un po' a schermo così vi potete godere questi disegni. Qui è ovviamente solo collezionismo, ragazzi. Fatemi sapere anche cosa ne pensate qui sotto nei commenti e qual è il vostro preferito. Guardate i dettagli anche dietro. Ci sono altri mostriciattolini. Bello, bello. Sono spettacolari, ragazzi, sono non so cosa dire veramente. Bellissimo. Ok. Lei è uno dei pezzi migliori sicuramente, è uno dei motivi per cui ho voluto prendere questo pack. Wow. Bella, bella. Il Terriermon. Ha un che di Van Gogh tutta questa sorta di spirale a S che fanno le sue orecchie. Bellissimo. E poi, ultimo ma non ultimo, questo fantastico Patamon. Come sapete io sono innamorato di Patamon. Guarda, ce l'ho qui, li posso anche prendere. Guarda. Abbiamo questo bellissimo Patamon che è stato uno dei più belli regali che io abbia mai ricevuto. E poi anche questo piccolo patamonino qui, che si sposa benissimo con questo qui che mangia una mela. Ok, quindi direi che per oggi è tutto, ragazzi. Sono veramente stupito dalla bellezza di queste carte. Sono felice che non me le ricordavo benissimo quali fossero al 100%. Quindi questo era il Digimon Illustration Competition Pack. Provate a sentire Mattia per vedere se ne ha altri. Io questo qui lo terrò sigillato. Quindi per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!